Durante il regno carolingio, quindi nell'800 d.C., in tutta Europa vengono fondati dei monasteri, delle abbazie, sul modello di quello che Benedetto, San Benedetto nel V secolo aveva fondato. Questi monasteri sono delle vere e proprie cittadelle autonome, economicamente e politicamente, anche culturalmente. Una delle più importanti attività della quale dobbiamo rendere veramente grazie ai monaci era quella di copiare i testi antichi per evitare la loro perdita. Le copie dei testi, di tutti i tipi di testo, non solo dei testi religiosi, scientifici, greci e romani, furono pazientemente eseguite copiando a mano i testi ed erano arricchite anche da illustrazioni e disegni colorati. Questi testi poi venivano diffusi ovviamente nelle corti e nelle chiese. La miniatura è una particolare tecnica e consiste nella decorazione pittorica, appunto, nell'illustrazione e decorazione di questi libri scritti a mano, che sono appunto detti manoscritti. E proprio per l'uso della miniatura vengono detti anche codici miniati. La miniatura era generalmente eseguita con la tempera, quindi con colori ad acqua, sulla pergamena. Il termine di miniatura deriva dal latino miniare, che vuol dire scrivere le iniziali in rosso, perché il minio, era un materiale appunto di colore rosso che si usava per colorare. La miniatura è stata molto usata per decorare le lettere dei capoversi, le lettere iniziali dei capitoli, dei paragrafi. Tra i libri che sono più riccamente decorati ci sono i libri che servivano alla religione cristiana e alla liturgia, come la Bibbia, il Vangelo e le vite degli apostoli e dei santi. Allora, le decorazioni sono fatte principalmente con dei colori vivaci, rosso, giallo e blu, che sono i colori primari sicuramente, poi anche si fa molto uso dell'oro. Lo stile delle lettere, quindi i caratteri, risentono degli influssi bizantini, greci, ellenistici, irlandesi, romani, longobardi e franchi. Nello stile carolingio, cioè quello che era in voga all'epoca di Carlo Magno, le figure prevalgono sulle decorazioni geometriche tipiche invece delle più antiche miniature irlandesi. Allora, il libro vi mostra il monastero e l'abbazia di Lerins, che sta in Francia, nell'isola di Saint-Honorat. È uno dei più antichi monasteri del monachesimo occidentale. La planimetria del monastero è sempre la stessa, anche qui la potete osservare. C'è la chiesa, la cui entrata è preceduta da un quadriportico, perché voi sapete che coloro che non erano battezzati non potevano entrare in chiesa e quindi si raccoglievano nel quadriportico. Quindi il quadriportico è poi in genere ha un'entrata monumentale, un propileo monumentale. Sul fianco della chiesa si apriva un altro quadriportico che era il cortile interno del monastero, cioè del luogo, quello era il luogo e lo spazio dei monaci. Al centro di entrambi i quadriportici c'era il pozzo o la vasca. E sui lati del quadriportico che si affiancava alla chiesa, si ergevano gli appartamenti dei monaci e le varie sale, capitolari oppure che servivano alla congregazione. C'erano i magazzini, la biblioteca, mentre il piano terra era dedicato al lavoro e alla vita comune. Nel sottosuolo erano scavate le cantine e i magazzini, il forno, il frantoio per
la lavorazione del cibo e dei cibi che dovevano essere conservati. E molto spesso, per scongiurare il pericolo di attacchi, i monasteri erano anche cinti da mura difensive.